È una storia curiosa, non è un palazzo, ma è un appartamento sito in un palazzo del Cinquecento, Palazzo Cuccioni, che era stato acquistato da un trafficante internazionale di opere d'arte che è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di opere d'arte e che non è finito nell'elenco dei beni confiscati di questa regione. Noi in tutta la Toscana abbiamo 170 beni che sono stati sequestrati e questi devono essere una parte ancora assegnati, altri sono già dati in assegnazione e altri sono ancora in procinto. Quindi questa nostra iniziativa, questa nostra denuncia è anche per dare stimolo a questo procedimento. Ma io sono siciliano e penso che la norma sulla confisca è una norma che dà un risarcimento. I beni che vengono confiscati sono stati acquisiti col sangue dei cittadini che li hanno pagati col sangue, quindi è giusto che gli vadano restituiti, per questo la finalità sociale. Allora, in una città che ha avuto una ferita importante come quella della strage dei Gergofili, fare memoria di questo in un palazzo che rappresenta la storia, no? Siamo in Piazza della Signoria, uno dei luoghi più belli del mondo, un palazzo bellissimo come Palazzo Cuccioni, fare vincere il bello sul male, secondo noi era una idea importante. In ogni caso, tutto si poteva fare, tranne che consentire nel silenzio e in violazione della legge che un immobile di questo pregio e di questo valore, perché stiamo parlando di un immobile, voi lo sapete meglio di me, probabilmente varrà milioni di euro, venga assegnato come alloggio di servizio. Questo è uno scandalo. Questi non sono alloggi di servizio, non si può trattare. Assegnato da chi? Assegnato, lo stiamo cercando di capire, l'abbiamo chiesto al Ministero degli Interni, probabilmente è stato assegnato dal Ministero degli Interni, se non è uscito negli elenchi dei beni confiscati nella regione, forse non è nemmeno transitato all'agenzia per i beni confiscati. Qualcuno deve averlo intercettato al Ministero degli Interni prima e lo ha assegnato a un alto dirigente del Ministero degli Interni. Stiamo parlando un dirigente, al secondo delle notizie che ci sono giunte, dei Vigili del Fuoco. Ora è inammissibile che un bene simile del valore di milioni di euro diventi un'abitazione a costo zero di un funzionario. Questi sono privilegi, privilegi della casta, quelli contro cui noi combattiamo, non sono diritti. Che uso pubblico è? Mi chiedo. Allora, restituiamolo ai fiorentini come risarcimento, poca cosa rispetto al tributo di sangue che è stato pagato, ma è pur sempre un risarcimento che è dovuto a questa città. Un uso pubblico, riapriamolo, restituiamolo. La bellezza vinca contro il male. Bravo.